Buonasera a tutti, siamo questa sera con la dottoressa Chiara Milani, che è la direttrice della Biblioteca Comunale di Como e che ci parlerà di Plinio il Vecchio, che è nato a Como, quindi un illustre comense, e anche di Plinio il Giovane, e in modo particolare delle edizioni pliniane e anche della Naturalis Historia, delle edizioni che si trovano esemplari pregiati, preziosi, conservati presso la biblioteca, dove la dottoressa organizza esposizioni, mostre, eccetera, insomma, vasta attività per valorizzare questo meraviglioso patrimonio. La dottoressa Milani ha, e io qua mi devo mettere gli occhiali perché ormai non vedo più niente, ha insegnato biblioteconomia all'Università dell'Insubria, pubblica saggi di bibliologia di storia di genere, plachette di prosa e poesie, è vicepresidente del Centro Studi Massimo Bontempelli a Roma, presidente del Centro Insubico Ricerche Etnostoriche, membro del Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali, sempre all'Università dell'Insubria, e ha scritto un saggio su quale poi la interrogherò perché mi ispira tantissimo, che si intitola Vi racconto i vostri libri, pubblicato dalla New Press nel 2020. Dopodiché le lascio senz'altro la parola. Grazie. Allora, grazie, grazie per l'invito. Sono molto onorata e emozionata perché è una delle prime volte che la nostra biblioteca esce pubblicamente e può raccontarsi tramite le mie parole. Quindi vi ringrazio tantissimo per questa opportunità. Se poi Chiara mi chiederà qualche cosa sul libro Vi racconto i vostri libri, dovrà davvero tagliarmi la lingua e bloccarmi perché lì non mi fermerò più. Ecco, perché in questo libro ho raccontato storie di libri. Ho Come? dimenticato di dire quella cosa che ci siamo dette prima, che la dottoressa, trasmettendo dalla biblioteca, in teoria dovrebbero chiudere alle 19, però diciamo possono stare ancora un pochettino fino alle 19:20, però magari saremo forse un po' più stringati rispetto al nostro solito, che andiamo anche abbastanza lunghi, ecco. Bene, allora io condividerei subito lo schermo, così parlo sulle immagini e il pubblico non si annoia e io ho una scaletta alla quale mi cercherò di attenermi il più possibile. Quindi dobbiamo fare qualcosa noi, sì. Ah, ecco, volevo dire che c'è con me Sara Martinelli, del Servizio Civile Volontario, è una giovane laureata molto capace. Ed è proprio fa parte di quei ragazzi che sarebbe bello poi riuscire a far entrare nel nostro organico, ma sappiamo che purtroppo siamo un po' in un momento critico rispetto alle risorse che noi vorremmo avere invece di persone preparate, che invece purtroppo gli enti fanno fatica a darci per questioni economiche. Allora non so se vedete, un attimo, vedete già? Un secondo. Fallo grande. Perfetto, si vede bene tutto? Perfetto, si vede Perfetto. benissimo. Perfetto. Allora io comincio brevemente per chi non conoscesse la Biblioteca di Como a raccontare brevemente la storia della biblioteca che è stata fondata grazie al testamento di un notabile comasco Francesco Benzi nel 1663 e difatti nel 2013 abbiamo aperto un anno di celebrazioni con esposizioni continuative e un convegno e tra l'altro grazie a Piero Innocenti c'è stata anche dedicata la copertina di Biblioteche Oggi e Piero Innocenti stesso è stato prezioso relatore all'apertura del convegno dedicato alle celebrazioni dei 350 anni della Biblioteca di Como. È stata fondata proprio come biblioteca pubblica perché a Como mancava sulla scorta della fondazione della biblioteca di epoca imperiale da parte di Plinio il Giovane, come ricordato da una lapide conservata in Sant'Ambrogio, come lui accenna nelle epistole. Quindi Francesco Benzi lo dice espressamente nel testamento, ha voluto riprendere la fondazione di una biblioteca pubblica a Como sulle tracce di Plinio il Giovane, quindi creando una sorta di continuità col mondo classico.
Qui vediamo il primo orario della biblioteca che ci ha messo insomma un pochino ad avviarsi, infatti questo è un orario del 1749, la biblioteca era retta dal Collegio dei Dottori di Como, Francesco Mente aveva lasciato una risorsa per continuare ad acquisire libri e solo però in questi anni si erano dati una strutturazione con degli orari. La sede allora era in quella che oggi è la via Collegio dei Dottori. Questo è lo stemma della famiglia Benzi e questa è la fotografia della biblioteca presso la sede del liceo Volta, perché la biblioteca, essendo molto frequentata, la dotazione aumentando, come naturalmente sempre accade, si era ravvisata la necessità di avere una sede adeguata. Quindi, nei primi anni dell'Ottocento, la biblioteca è stata aggregata al liceo Volta, che era stato ristrutturato in quegli anni, praticamente c'era stata la ristrutturazione del convento di Santa Cecilia a Como, trasformato in sede del liceo, allora si chiamava dipartimentale, e della biblioteca comunale. Questa è appunto la sala Benzi dedicata al fondatore della biblioteca, una foto storica, erano state fatte delle cartoline. E, continuo, vi faccio vedere rapidamente un po' di chicche della nostra biblioteca. Questo è un manoscritto miniato databile intorno al 1350, è il Libro dei Re dalla Bibbia. E chiedo scusa per le fotografie, ma come sapete è piuttosto difficile fotografare in maniera amatoriale perché non abbiamo purtroppo uno studio fotografico in biblioteca. E quindi bisogna fotografare facendo attenzione anche alle aperture dei libri. Accanto vi ho messo questo piccolo libro, ho cercato di proporzionare, che è un altro manoscritto molto commovente, Una passione di Gesù, che era stato dato in dote a una sposa. Il professor Montecchi lo conosce bene perché una sua ex allieva, Michela Noseda, ha proprio fatto la tesi di laurea in codicologia su questo manoscritto, quindi anche in omaggio al professor Montecchi ve l'ho voluta mostrare. E un altro libro, proprio una carrellata velocissima tra i nostri libri totemici, questo è Il Tempio Vaticano e la sua origine di Carlo Fontana, maestrante ticinesi che hanno lavorato a Roma. Questo è un suo ritratto con lo stemma con le due fontane e il nostro esemplare è stato donato dal Fontana proprio a ridosso degli anni di fondazione della biblioteca e presenta la sua firma autografa che richiama proprio al fatto che è stato donato per la fondazione della biblioteca. Un'altra, sempre questa veloce carrellata tra le nostre opere, abbiamo 500 miniature cinesi che sono state comprate con le tramite le donazioni ottocentesche, tra l'altro anche quasi tutte le edizioni pliniane della nostra biblioteca provengono da donazioni ottocentesche. A ridosso dell'Unità d'Italia c'è stato, come sapete, questo fenomeno molto importante del facciamo l'Italia e fatta l'Italia dobbiamo fare gli italiani e quindi ci sono state un fiorire di donazioni incredibili. Noi abbiamo due lapidi nel piano terra della biblioteca che ricordano tutta questa, direi, più che nobiltà, alta borghesia molto facoltosa della città che ha voluto donare addirittura o le loro biblioteche per testamento, le loro proprio integralmente le biblioteche, come la biblioteca di Francesco Mochetti, da cui vengono alcune edizioni molto incunabili, cinquecentine pliniane, oppure dei singoli libri, ma sono state donazioni veramente molto importanti, oppure delle donazioni in denaro per acquisire e aumentare le collezioni. E grazie a queste donazioni in denaro, il bibliotecario Francesco Fossati nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, ha acquisito davvero un patrimonio incredibile, tra l'altro acquisendolo ragionando proprio sulla puntualizzazione e sul fatto di acquistare anche della saggistica importante o addirittura dei manoscritti. Per esempio, ha acquistato un manoscritto di Carlo Fontana
costruendo così tassello dopo tassello una collezione importante e coerente. E la donazione è stata del conte in denaro, è stata del conte Ercole Silvia, e dopodiché la biblioteca non ha più avuto purtroppo donazioni, l'alta borghesia comasca si è un po' dimenticata della nostra struttura, però diventando poi biblioteca pubblica, naturalmente abbiamo le risorse pubbliche. Passiamo ora a questo, vi faccio vedere solo questo libro, La nobiltà della città di Como di Tommaso Porcacchi, che è stata la prima guida a stampa della città stampata a Venezia. Io ho fatto acquisire alcuni anni fa una lettera autografa dell'autore che si è fermato a Como, ha ripercorso il viaggio che fece Paolo Giovio in barca nel primo bacino del lago di Como per descrivere agli sfondrati, alla nobile famiglia sfondrati che avevano acquisito dei territori e delle ville sul lago, per descrivere i paesi del lago e la città di Como. Tommaso Porcacchi ha utilizzato come fonte la Descriptio Lari Lacus di Paolo Giovio, che è rimasta inedita per alcuni anni, è stata fatta pubblicare poi da Giambattista Giovio, il discendente vissuto tra 7 e 800, ed è stato ospitato dai nobili ciceri. E appunto abbiamo acquisito questa lettera di ringraziamento dell'editor, come diremmo oggi, di Giolito De Ferrari, lettera di ringraziamento appunto ai nobili ciceri. Adesso vediamo che cosa vi posso far vedere. Ecco l'ultima chicca che vi ho preparato, è il Vitruvio di Cesariano, nella traduzione di Cesare Cesariano. Noi ne abbiamo in biblioteca ben due esemplari. E uno di questi esemplari è stato acquisito da Giovio, era della famiglia Giovio, quindi era di Benedetto Giovio, che fu il notaio e in parte curatore di quest'opera, che ha redatto il contratto tra gli editori ed i finanziatori comaschi e il curatore Cesare Cesariano, che come sapete è stato anche autore delle pregevoli illustrazioni. Questo esemplare è particolarmente importante, adesso vi farò vedere nell'immagine che segue, questa nota manoscritta di Giovan Battista Giovio che trovate sulla sinistra, quella sulla destra un po' sfocata, scusate, io la vedo un po' sfocata, non so voi, sulla sinistra credo che sia leggibile, comprò questa rara edizione nel 1752 il cavaliere conte Giovan Battista Giovio, il cui antenato Benedetto Giovio ebbe molta parte nell'opera e tra l'altro aggiunge che le note manoscritte sono degli stesso Giovio, Benedetto Giovio. No? E quindi noi attraverso delle, noi insomma la Biblioteca Comunale di Como, attraverso delle donazioni che però sono arrivate attraverso altri, quindi non direttamente dai Giovio, abbiamo comunque molti libri che sono appartenuti alla casa Giovio. Sulla destra vi ho messo sempre questa nota, sempre di Giovan Battista Giovio, molto interessante. Questa è sull'edizione dell'Ipnerotomachia Polifili, l'edizione ovviamente del 1499. Ed è in latino e dice che Benedetto Giovio ha comperato a Benedetto, scusate, Gian Battista Giovio, siamo nel 700, è riuscito a rintracciare questa edizione che si era smarrita per l'incuria degli eredi. E lui è riuscito, sguinzagliando i suoi librai, perché era un collezionista, era stato cresciuto dallo zio Fulvio Tridi, che era un appassionato di libri, un grande bibliofilo, è riuscito a trovare proprio quell'edizione che era andata dispersa. Quindi, ecco, sono molto interessanti queste note, come già diceva il professor Petrella nella sua relazione, l'ultima relazione che è stata fatta qui per Aldus Club. L'importanza di tutte queste note che trasformano appunto l'edizione in esemplare. L'ultima immagine che ci porta verso le edizioni pliniane è appunto collegata all'importanza dei due fratelli Giovio, Benedetto e Paolo. Grandi collezionisti, persone coltissime, Giovio in giro, Paolo Giovio lo storico in giro in tutta Italia, a Roma, alla corte papale o alla corte o a Firenze dai Medici, scrittore di storia. Questa è una bella edizione stampata a Parigi
delle vite dei 12 Visconti, la cui iconografia ha ispirato molte opere successive, per esempio Cremona Fedelissima, Città Nobilissima di Campi, che si è proprio ha ripreso questa iconografia dei ritratti dei Visconti per riportarla in quest'opera sulla più tarda sulla città di Cremona. Da Paolo Giovio passiamo a qui vi ho messo la locandina che voi conoscete della mostra, perché passiamo al fratello Benedetto Giovio. Questa è una immagine che non c'entra con Pigno, ma mi dà modo di creare un collegamento. È il nostro manoscritto della collettanea, cioè la raccolta di lapidi e di monumenti monumentali che fece Benedetto Giovio, fratello appunto di Paolo, e questa è proprio autografa sua, ed è stata consultata spesso dagli archeologi del Museo di Como quando hanno riorganizzato il lapidario che si può adesso ammirare nei musei civici quando li riapriranno, perché sono chiusi per lavori di ristrutturazione. Perché vi ho indicato, ho voluto citare Gian Battista Giovio? Perché un manoscritto suo, che è Le narratio, prefazioni, storie naturali, sclai primi secondi, in cui Benedetto Giovio rivendica i natali a Como di Plinio il Vecchio, è conservata. Io speravo che fosse nella nostra collezione, e invece è nel monastero di San Simpliciano a Milano, e quindi a Bibbia Ambrosiana. E quindi lì si trova questo manoscritto sui natali di Plinio, perché c'era la contesa, come sapete, tra Verona e Como. Contesa che però, nonostante la parola dello studioso autorevole, si è protratta fino alla fine del Seicento. E difatti qui vi ho messo un esempio di questa contesa, che sono dei libri delle edizioni del Seicento, un trattato apologetico di Basilio Paravicino Comasco, dedicato a Tolomeo Gallio, e che naturalmente cerca di motivare i natali comaschi di Plinio il Vecchio, e accanto sulla destra una delle risposte, una tante risposte dei veronesi, di questo appunto Policarpo Palermo. E quindi ho voluto appunto introdurre l'edizione pliniana con questa diatriba tra gli studiosi, che tra l'altro sono libri che abbiamo esposto perché ci sembrava interessante e curioso dare una dimostrazione di tipo storico di questa appunto diatriba che si è protratta per anni. E adesso passiamo all'elenco degli incunaboli. Tra l'altro, vi volevo anche dare questo dato: la Biblioteca di Como possiede 67 edizioni tra incunaboli e cinquecentine della Naturalis Historia, 28 edizioni delle Epistole di Plinio il Giovane, sempre tra incunaboli e cinquecentine, 24 seicentine della Naturalis Historia e 20 seicentine delle Epistole di Plinio il Giovane. Quindi da questi dati, poi non vi darò i dati dei secoli seguenti, perché naturalmente i numeri sono aumentati in maniera esponenziale, e questo è l'esempio della grande attenzione che comunque i bibliotecari e i collezionisti, anche locali, hanno dedicato a raccogliere la Naturalis Historia, ma anche le lettere o il panegirico, insomma, di Plinio il Giovane. Quindi qui vi ho messo questo elenco degli incunaboli più prestigiosi, e adesso passiamo al primo incunabolo illustrato. Questo è un incunabolo miniato, solo, vi devo dire, su questa pagina. È una prestigiosa edizione perché è l'edizione di Andrea Portiglia di Parma del 1482.
donata alla biblioteca dal collezionista, che è tra l'altro un fisico, un medico, Francesco Mochetti. Vedete che ha il capolettere e il finalino, che sono finemente miniati con questa profusione di oro, color questo azzurro molto intenso, e poi ci sono queste grosse in rosso, queste ci sono invece su tutte le pagine. A seguire un altro incunabolo molto importante, perché è l'incunabolo con la curatela di Cristoforo Landino, edito da Bartolomeo Zani, De Cortesio, l'esemplare comunale perfetto. Ripeto, scusatemi le fotografie, però è veramente ben conservato. Vedete che il testo è su due colonne e si vede la lettera guida, perché non è stato miniato. Questo è un esemplare molto bello che sicuramente qualcuno di voi conoscerà. È l'infoglio edito a Venezia da Melchiorre Sessa e Pietro Lavani della Naturalis Historia, nell'edizione del 1516. La biblioteca ne possiede due esemplari e possiede anche l'edizione del 1536. Io lo trovo bellissimo, è stato esposto, avendo dei due esemplari, li abbiamo esposti della stessa edizione del 1516, ne abbiamo esposti due in mostra aperti su due pagine diverse, perché hanno queste magnifiche illustrazioni in vignetta, che sono molto, come si dice, anche molto semplici, se vogliamo, sono tutte xilografie queste. Però sono veramente di grande impatto. Vi dirò anche, ve le faccio scorrere velocemente, abbiamo fatto anche dei particolari come vedete, e vi dirò anche che grazie a questo esemplare ci è venuta l'idea di preparare un gioco per bambini utilizzando la riproduzione di queste vignette, che sono anche molto, molto semplici. E questo gioco per bambini è dedicato a Plinio, che abbiamo progettato questo gioco, sarà edito da Cartusia Edizioni, che è appunto una prestigiosa casa editrice che vince molti premi Andersen, vincitrice di molti premi Andersen, che è il premio appunto per la letteratura e l'editoria per ragazzi. E sarà edito, uscirà insomma tra il gennaio e il febbraio del 2024, appunto sempre collegato alle celebrazioni pliniane, che si protrarranno fino al 2024. Vi faccio scorrere velocemente queste immagini, non so voi come le trovate, ma io le trovo veramente molto, molto belle. Ho visto che anche quando sono stati esposti in mostra, le persone erano veramente incuriosite, anche un po' stupefatte, no, di queste belle illustrazioni. Eccone altre due, qui c'è un veliero, e tra l'altro anche tutti i capolettera sono incisi. E quindi sono davvero illustrazioni bellissime. Continuando con le edizioni veneziane, vi ho messo due immagini di edizioni veneziane abbastanza insomma, importanti, e queste non sono in foglio, sono in quarto. E abbiamo anche altre edizioni di cui non vi ho messo l'immagine, perché naturalmente le edizioni veneziane rappresentano statisticamente la maggioranza. Abbiamo un'Aldina del 1536, no? Ovviamente dei figli di Aldo Sfiglio, e della Storia Naturale, tradotta sempre che questa per Cristoforo Landino, e un'altra edita da Tommaso Ballarino di Ternigo nel 1534, e poi Indez, sempre di Manuzio, del 1588. Quindi solo questo è proprio un piccolo assaggio delle numerose edizioni della biblioteca. Ecco, qui passiamo a un libro molto, molto bello, proprio anche come, diciamo, esemplare, con una legatura magnifica, una legatura in pelle di porco, scusate, tedesca, e con incisioni a secco, che era stata studiata da Federico Manchi, che voi conoscete, che è un grandissimo esperto di legature, era stato anni fa nella nostra biblioteca a studiare queste legature.
La cosa interessante di questo volume, di questa edizione, è che io mi sono domandata, vedendo il frontespizio, se queste incisioni fossero dei riusi. E in effetti ho trovato la prova di questi riusi. Adesso vi dico, ho trovato la prova, cioè che sono riusi. Vi dico se dove ho messo l'appunto, se mi date un momento. Dunque, non è questo. Dove è finito il mio appunto? Chiedo scusa perché volevo darvi il dato esatto. Eccolo qua. No, non l'ho trovato. Un attimo solo. Non è che manco un foglio. No, rimasto la stampante, probabilmente. Se non andiamo avanti. Sì, ho trovato un'altra edizione in cui di un'altra opera stampata. Nello stesso anno da altro editore, che vi faccio vedere perché tanto c'è la diapositiva dopo, con lo stesso che è di Giuseppe Flavio. Vedete che sono le stesse identiche, faccio scorrere velocemente, immagini con un'altra resa di stampa. Questa l'ho trovata in internet, non è una biblioteca, non è una edizione che possediamo noi, però il sospetto mi ha confermato il sospetto del riuso delle stesse immagini, quindi non sono immagini originali per la stessa, come si dice, per questa edizione, ma sono immagini di riuso. Ecco, questa è l'edizione del 1524, stampata a Basilea da Froben, e con questa bella legatura che vi dicevo, e la cornice stilografica di riuso. Per Giuseppe, per l'opera Omnia di Giuseppe Flavio, stampata nel febbraio del 1524 da Cervicornus Eucarius editore. Ho controllato anche in SBN, non ho trovato la normalizzazione di questo nome, ma nella scheda di autorità mi dava soltanto questa indicazione, quindi vuol dire che non è ancora stata studiata questa storia. Ecco, così vi faccio vedere anche l'altra e poi andiamo avanti. Qui abbiamo tre esemplari, quindi 369, cioè due esemplari più un'altra edizione 1635 dell'Historia Mundi, stampata a un esemplare stampato da Stoer nel 1601, uno sempre da Stoer nel 601 e un'altra Leone Elsevier 1635. Queste sono edizioni di piccolo formato. Vi ho messo un'immagine, mi è venuta un po' sfocata, ma si può vedere il ritratto nel medaglione al frontespizio. Questo ritratto un po' particolare, con questa iconografia particolare, noi sappiamo che sono giunte fino a noi forse quasi nessuna immagine anche in scultura che ritraeva le fattezze di Plinio il Vecchio, per cui è stato interpretato in vari modi. Avrei potuto mettervi, ma è molto famosa e l'ho evitato, le due icone dell'artista Rodari di fine 400 sul Duomo di Como. Probabilmente molti di voi conosceranno ovviamente il Duomo di Como, specialmente che è qui in Lombardia, con queste bellissime icone che contornano il portale d'ingresso della cattedrale, che ritraggono i due Plini che hanno tra le mani dei libri, no? Quindi per sottolineare questa continuità e questo legame anche culturale della città con questi suoi illustri cittadini. Questa è un'iconografia un po' particolare, forse assomiglia più a un uomo del Cinquecento che appunto alle fattezze che avevano dei personaggi dell'epoca del primo secolo.
altre edizioni non italiane della Naturalis Historia. C'è un'edizione di Froben di Basilea che vedete sulla sinistra, un'altra di Feyerabend, sono sempre 500 della nostra biblioteca. Sono tutte abbastanza ben conservate e spesso hanno legature originali, nel senso legature coeve dell'epoca. In rarissimi casi le legature si è intervenuti sulla legatura e quindi questi, insomma, esemplari sono arrivati direttamente dall'epoca fino a noi senza particolari interventi. Chiudo questa carrellata con l'Histoire du Monde, edita a Parigi nel 1615. Tra l'altro, vi dirò anche che altri luoghi di stampa sono Parigi, sono Lione. Avevamo una bella edizione parigina con frontespizio illustrato, ma non ho messo la fotografia perché è stato. Questa sì che è stato fatto un intervento di restauro non conservativo, non buono, penso una cinquantina di anni fa, e quindi la resa fotografica non era bella, mancava poi anche una parte di questa illustrazione, ho preferito non farvela vedere, mentre invece vi mostro questa che è molto bella e perché tra l'altro fa parte di una serie di volumi, quindi una collezione di volumi dedicata al Delfino di Francia. Indagando un po' la storia dell'iconografia che io studio in questo momento, mi sto dedicando un po' a questi studi, mi sono accorta, abbiamo esposto questo volume aperto su questa pagina, l'abbiamo esposto in mostra. E naturalmente l'abbiamo sempre descritto, no, l'iconografia, perché è molto interessante, perché abbiamo lo stemma dedicato al Delfino di Francia, si vedono i gigli di Francia e i due piccoli delfini, e sotto lo stemma vi sono i simboli delle arti e poi c'è il vascello, che potrebbe essere il vascello della conoscenza, che solca i mari della conoscenza con un Apollo che suona una cetra da cui esce un cartiglio. La cosa interessante, naturalmente la tavola è firmata, ma la cosa interessante è che questa stessa immagine non è un'immagine che è stata eseguita apposta per l'Histoire du Monde, ma è la stessa utilizzata per tutta la collana di classici pubblicata a Parigi in questi anni, questa qui del 1615, per il Delfino di Francia. Classici di tutti i tipi, abbiamo video, abbiamo Catullo. L'immagine è la stessa nel medaglione che si vede al bordo pagina inferiore, cambia ogni volta, è stato inciso il nome dell'opera, dell'autore dell'opera che poi era appunto pubblicata e rilegata. Quindi potrebbe essere interessante ricostruire proprio la storia di questa preziosa collana, la storia appunto anche iconografica. Chiudo con uno spunto su quella che è stata, insomma, la conseguenza del successo anche degli studi di Plinio, come voi sapete, con la pubblicazione di una miriade di edizioni e commenti e oppure di pubblicazioni a sé stanti dei vari capitoli a seconda dell'interesse dello studioso. Qui vi ho portato questa edizione con questa carta pieghevole, Plinio Signore, illustrato nella descrizione del Picenio di Antonio Brandimante, dedicata a Pio VII, Roma 1815. E poi il panegirico, questa è una bellissima edizione di Amsterdam, di Janson, che ha questa bellissima illustrazione, questa è una calcografia al contro frontespizio, il titolo come vedete in rosso e nero, e
E quindi questo è un esempio di come della continuità. Noi nella mostra abbiamo cercato anche di mostrare come le opere di Plinio il Vecchio e anche di Plinio il Giovane abbiano avuto un successo mai interrotto. E sono attraverso appunto questa carrellata di edizioni lungo i secoli. Chiudo con un comasco illustre, Anton Giuseppo della Torre Rezzonico, di cui in biblioteca abbiamo anche un manoscritto con anche una vita di Leonardo da Vinci e le sue disquisizioni spliniane. Lui era un nobiluomo appunto locale, comasco, che una volta ritiratosi dalla vita pubblica ha pubblicato questo bel infoglio e con appunto dedica a Luigi Delfino di Francia, anche questo benissimo conservato. E qui vedete un'altra pagina nell'ultima mostra, vedete che nella stessa vetrina c'è il libro che vi ho mostrato prima, La Naturalis Historia per il Delfino di Francia, lo vedete sullo sfondo, e invece davanti, appunto il primo piano, c'è sempre il libro che abbiamo mostrato prima delle disquisizioni, con qui un ritratto più veritiero, no? Quindi con un'attenzione filologica, non come il ritratto che abbiamo visto in quell'edizione precedente di piccolo formato che vi ho mostrato con questo Plinio Barbuto, ma questa invece è una ricostruzione filologicamente ineccepibile, direi, sia del costume che della capigliatura, anche se rimane il libro che non sappiamo ancora esattamente se nel primo secolo il libro fosse già in forma di codex, però così è sempre stato rappresentato anche dallo scultore Rodari, che non rappresenta i due Plini con un liber, ma con il libro a forma di codex, quindi il libro come noi lo conosciamo. Come ultima immagine, credo, ma non ricordo, andrò avanti, c'è la mostra, no, non è l'ultima, la vetrina. Noi abbiamo quattro vetrine, quella che vi ho mostrato prima, queste sono quattro vetrine di sicurezza, antisfondamento, tra l'altro molto belle perché hanno una campata che si alza molto, quindi non abbiamo nessuna difficoltà nell'allestimento. E poi sul fondo della parete di questa sala, vedete, molto molto bella, con questo pavimento di cristallo, c'è questa vetrina piccola con dei pannelli a scorrimento, dei pannelli di cristallo a scorrimento, in cui mettiamo dei piccoli libri. Sulla destra potete vedere un'edizione delle storie naturali di Plinio. Questa è curata da, come si chiama, il curatore amico anche di Ludovico Domenichi, che era anche amico e curatore delle opere di Paolo Giovio, anzi era il suo traduttore dal latino al toscano, insomma, all'italiano, e al volgare italiano. E qui vedete che c'è un ritratto, non so se si riesce a vedere bene, che è però di Lodovico Domenichi, non è di Plinio, che è stato il curatore dell'opera. Poi ci sono queste edizioni molto piccole, edizioni tascabili, infatti abbiamo messo una lente appunto per mostrare il ritratto di questa volta invece di Plinio, nell'edizione che vedete sulla sinistra. E come ultima immagine ho messo la fotografia di della vetrina che riprende non l'ultima mostra che fa parte di questa rassegna che abbiamo dedicato a Plinio il Vecchio, con tre esposizioni collegate. Adesso c'è la seconda in corso, la seconda e la terza le abbiamo intitolate Plinio Correspondance, e Correspondance 1, Correspondance 2. In questo momento ci sono esposte delle bellissime stampe del Settecento e del primo Ottocento sugli scavi di Ercolano e Pompei, e il 13, quindi questa settimana, venerdì 13 alle ore 17, ci sarà la presentazione della mostra con una conferenza che abbiamo organizzato un po' in forma di dialogo con un'archeologa, la dottoressa Barbara Cernisoni, che
l'archeologa conservatrice dei musei di Varese e due letterati, Andrea Di Gregorio e Lorenzo Morandotti, che dialogheranno su quanto esposto in mostra, anzi ispirandosi appunto a quanto esposto in mostra, ci parleranno di alcune corrispondenze e contaminazioni. Intrattenendoci su questo. Vi anticipo anche che Lorenzo Morandotti ha segnalato ed esposto in questa mostra Le note azzurre di Carlo Dossi, in cui Carlo Dossi, in 20 passi delle note azzurre, parla non bene di Plinio il Vecchio, quindi insomma una voce discordante sulla quale rifletteremo nel convegno di venerdì di questa settimana. Questa foto invece vuole sottolineare come, data l'importanza di Plinio, della sua storia e del legame con la città, durante le celebrazioni che vi accennavo prima, dei 350 anni della Biblioteca di Como, in una di queste mostre, rotazioni che sono appunto durate un anno, avevamo esposto delle edizioni pliniane, come appunto un punto di forza delle collezioni della nostra biblioteca. E anche questa è una foto dell'esposizione passata e credo di aver finito. Vi ringrazio. Bene, bene, grazie, grazie mille, grazie a lei. Aspetti che interrompo. Interrompe la condivisione? Sì, è fatto. Ci siamo. Beh, È spero fatto. di non avervi annoiato. No, 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 No. no, per niente, assolutamente, anzi. Anzi. Allora, io ho già qualche domanda, ma non, se c'è qualcuno che vuole iniziare a chiederle qualcosa, lascio senza dubbio la parola a chi voglia farle delle domande. Inizio io. Allora, Sempre. oltre alla domanda che lasciamo per ultima e poi vedrà lei come, diciamo, come gestirla per quanto riguarda le tempistiche sul suo libro, Vi racconto i vostri libri, che vorrei sapere di cosa parla. Allora, vorrei sapere due cose su Plinio. Allora, la citazione utilizzata come titolo della mostra, Nulla dies sine linea, da dove viene e perché? Seconda domanda, qual è secondo lei l'edizione della Naturalis Historia, l'edizione illustrata più bella? Cioè quella più bella, con le illustrazioni, non so, xilografiche, abbiamo parlato quella di sé, del Sesto del 1516. Ah, e volevo anche sapere come funziona il gioco che hai ideato per i bambini. Ecco, tre domande. Va bene, allora dunque, la prima era, cioè, non mi ricordo più, Allora, accettata. la prima domanda era il nulle dies sine linea. Ah, sine linea, certo, viene proprio dalla Naturalis Historia, è un passo in cui Plinio, del libro dedicato all'arte, in cui dice appunto nessun giorno senza una linea, che tra l'altro metaforicamente può significare il fatto che tutti i giorni bisogna esercitarsi, studiare, leggere e disegnare, perché sappiamo che nel mondo antico, non essendoci i mezzi che abbiamo noi, era necessario per gli studiosi saper disegnare. Lo stesso Alessandro Volta, che tutti voi sapete chi è, l'importanza insomma di questo scienziato, che è stato anche direttore onorario della Biblioteca di Como e tra l'altro è stato un ottimo direttore della biblioteca perché ha acquisito molti libri scientifici che la biblioteca non aveva. In una lettera a Carlo Firmian dice espressamente, nell'elencare i libri che mancano, perché dice la nostra biblioteca di Como è provvista di tantissimi libri di diritto, di letteratura classica, latina, greca, italiana, eccetera, però dice assolutamente sprovvista di libri di fisica, matematica, architettura e disegno.
Dice. E lo dice espressamente perché bisognava saper disegnare. Pensiamo a un naturalista che trova, che ne so, un insetto oppure un fiore o scopre una pianta. Se non la sa disegnare, non la sa riprendere in maniera molto precisa, non può trasmettere anche questo tipo di conoscenza. Quindi noi pensiamo che Plinio potesse alludere a questo invito. Tra l'altro, anche il nipote. Dice in una delle lettere che lo zio lo stimolava a studiare quotidianamente ed esattamente nella lettera in cui parla della morte di Plinio, quindi descrive della morte di Plinio in seguito alle esalazioni, la lettera allo storico Tacito, alle esalazioni dell'eruzione del Vesuvio, no? E dice che, tra l'altro racconta in questa lettera, che a lui avrebbe voluto andare con lo zio in avanscoperta, che tra l'altro lo zio era appunto ammiraglio della flotta di Capomiseno, della flotta imperiale, ed era stato chiamato, la flotta imperiale si era mossa per dare soccorso alle popolazioni investite da questa tragedia. Poi non avevano neanche potuto raggiungere, perché è stato il maremoto, insomma, sappiamo tutte le conseguenze di questi disastri. E Plinio, giovane, che era un ragazzo, avrebbe voluto andare con lo zio, ma lo zio proprio gli dice: devi studiare, stai a casa a studiare. Anzi, lui stesso che ricorda, dice: io mi hai detto che devo studiare, cosa faccio? No? Lui gli dice: no, resta, resta a studiare. E quindi c'è questa sottolineatura continua di Plinio a questo fatto di tutti i giorni applicarsi. Sappiamo che poi lui era un militare e comunque ha scritto quasi tutte le sue opere, appunto, sono andate perdute, tranne la Naturalis Historia, però è Plinio Giovane che ci dice, e anche altre fonti ci dicono, ci danno memoria degli altri suoi testi, di cui sono sopravvissuti solo dei piccoli frammenti, e quindi anche durante la campagna di Germania, eccetera, lui ha sempre continuato a scrivere, a studiare, quindi è un invito a continuare a scrivere, a studiare, ad esercitarsi. Poi la seconda domanda. Allora, grazie, molto interessante. La seconda domanda è: qual è l'edizione illustrata più bella? Con Allora, l'edizione più bella? se andiamo sull'assoluto, non lo so, perché avrei dovuto, io non sono, ripeto, una studiosa di Plinio, sono la bibliotecaria di questa biblioteca, quindi conosco il patrimonio di questa biblioteca. Allora, l'edizione illustrata è quella che vi ho fatto vedere, secondo me, perché ha una qualità di illustrazioni fantastica, sono xilografie. E in un certo senso è anche commovente, perché queste illustrazioni, avrete sicuramente fatto caso, riportano al tempo della pubblicazione le immagini, nel senso i guerrieri sono vestiti, cioè, a un certo punto forse non ve l'ho messa nelle immagini, una cavalcata di cavalieri hanno le armature dei cavalieri del Cinquecento. Il vascello è un vascello del Cinquecento, non è un vascello romano, no? E quindi è molto, insomma, carina questa cosa, perché significa questa, insomma, questa attualizzazione, significa anche il voler sentire questo testo vicino, volerlo proporre attualizzato e sentirci vicino a Plinio, alle cose che Plinio ha scritto, no? Perché sappiamo che poi nella Naturalis Historia ha avuto anche successo poi nelle varie epoche, anche a seconda della sensibilità di un certo periodo, di una certa epoca, rispetto a certi contenuti. Per esempio, c'è stato il momento delle leggende, degli animali fantastici, no? Descritti da Plinio, che hanno anche ispirato l'iconografia medievale, no? Ecco. E anche le piccole enciclopedie, Isidoro di Siviglia, eccetera, ne hanno parlato. E quindi, appunto, questo interesse, ogni epoca e ogni momento ha trovato qualche cosa in Plinio, e da qui forse la garanzia di questa continuità di un'opera che, se noi leggiamo, è 90% ampiamente superata. Il resto no, perché io mi ricordo di avere una lezione del dottorato di ricerca a cui ho partecipato di vulcanologia, è partito proprio dalla analisi di alcune frasi della Naturalis Historia, dell'attualità della descrizione di elementi piroclastici, materiali piroclastici, voglio dire, eruttati dal vulcano, queste descrizioni plinane che ovviamente Plinio non si esprimeva con il gergo scientifico odierno, ma erano comunque, spiegava il nostro docente, erano comunque perfette, cioè ancora corrispondenti di una precisione incredibile. Bene, e l'ultima domanda è: come funziona il gioco che hai ideato?
Allora, in realtà il gioco non l'abbiamo ideato noi, l'ha ideato la giocoliera, la chiamano, di Cartusia. A Cartusia ci sono delle persone specializzate che preparano questi giochi. Ne abbiamo discusso insieme. Il gioco sarà molto bello perché è un kit. Adesso chiedo a Sara di prendermi il modello, così se magari lo tiro, cioè lo riuscite a vederlo. Allora, Sara, questo non c'entra, è un'altra cosa, è un'altra edizione di Cartusia che è stata fatta per Telethon. Comunque la cosa sarà così, sarà un cartone così, se Sara mi aiuta, lo teniamo, ecco, aperto, come si dice, conterrà un libro con una storia, che questo libro, il nostro sarà più piccolo, sarà un quarto di questo, per una questione di costi, ma perché il libro comunque, di cui il kit ne conterrà 25, perché il kit verrà dato gratuitamente ad ogni scuola, ad ogni biblioteca della provincia di Como, poi ne avremo altri da distribuire. Il libro con il racconto di Plinio e le schede dei personaggi contenuto nel kit, ne verranno stampate delle copie a parte e ne verrà data una ogni bambino che viene a fare i nostri laboratori in biblioteca o nelle biblioteche che, insomma, che ci chiedono questi libri. Poi il kit conterrà una spiegazione del gioco, che è questa qui, con le schede dei personaggi del gioco, che sono Plinio il giovane, Plinio il vecchio, ma anche Francesco Benzi, che è il fondatore della Biblioteca di Como, ma anche una scheda sulle donne romane, perché sappiamo che le donne romane, soprattutto in età imperiale, qualche cosa, insomma, avevano qualche, insomma. Ci sono stati anche dei personaggi di spicco, no? E quindi erano anche, potevano insomma studiare, potevano divorziare. Quindi abbiamo pensato di raccontare anche un po' questa storia, no? Donne molto colte, e poi c'è la famosa amica Rettina, che è quella che chiede aiuto, manda la richiesta di aiuto a Plinio durante l'eruzione del vulcano. Quindi c'è anche questo personaggio, ci sono anche i Giovio, no? Quindi abbiamo un po' costruito una storia su questo. Il kit si apre ancora così, non so se vedete, proprio una plancia, no? Loro lo chiamano apriscatole, c'è un po' fatica però perché è enorme. Vedete che qui ci sono le caselle. E poi ci sono le fustelle, ci sono se lo tolgo così vi faccio vedere quanto avete capito, queste cose fustellate, e queste cose fustellate sono le immagini, abbiamo utilizzato le immagini della Cinquecentina. Che bello! Per cui poi il gioco ha una sua, sarà un tipo gioco dell'oca, un gioco domanda e risposta. Adesso non so perché dovremo vederci tra un paio di settimane per esaminare. Noi abbiamo fatto le nostre richieste, ma per esaminare le proposte appunto delle giocoliere di Cartusia. E, però ecco, sarà una cosa molto bella anche perché abbiamo pensato che fare una cosa per i piccoli lettori, come si dice, è una continuità in realtà, perché in questi anni di celebrazione pliniane anche le nostre mostre sono state viste, adesso arriveranno le scuole, eccetera, però tutte le conferenze sono state dedicate a un pubblico adulto e alla fine anche quelle fatte in biblioteca, io sono molto franca, lo sa anche il presidente dell'Accademia Pliniana, Max Bondelli, che è tra l'altro il mio caro amico, e, come si dice, abbiamo visto che sono un po' autoreferenziali, sempre lo stesso tipo di pubblico, sempre ogni tanto qualche giovane qua e là, ecco. E quindi, siccome noi diciamo sempre che la sala ragazzi delle biblioteche è il luogo più promettente di tutta la biblioteca, perché crea i nuovi appassionati lettori, allora abbiamo pensato di fare qualcosa che rimane, perché questo gioco si potrà fare, un gioco didattico che si potrà fare anche negli anni passati e lascia, insomma, la memoria di questi eventi, altrimenti tutto si perde un pochino, no? E infatti, tra l'altro, è stato anche sponsorizzato dall'Accademia Prignane e da altri, perché quando ho presentato il progetto la proposta è piaciuta tanto. Speriamo che poi funzioni. Vi inviteremo la presentazione. Grazie, mi tenga senz'altro aggiornata perché voglio vedere come viene, sono molto curiosa. Anch'io sono molto curiosa, soprattutto appunto per il gioco. Bene, allora io torno a chiedere se ci sono domande e se qualcuno si vuole fare avanti, se no poi lei proceda pure a raccontarmi nel suo, vi racconti voi. 5 minuti di libro. Allora, questo libro è nato come ho visto che sono nati molti libri durante il lockdown. Ecco, quando eravamo tutti blindati in casa, io avevo raccolto tanto materiale che mi ero portata a casa.
E tra l'altro premetto che io ero in aspettativa in quel momento lì perché, nonostante la mia tenera età, ho fatto un dottorato di ricerca e quindi mi sono smarcata dalla biblioteca per quasi 3 anni. E quindi all'inizio, quando proprio tra l'altro ho cominciato il mio dottorato, proprio quando è iniziato il lockdown, quindi mi sono trovata a casa senza la possibilità di appunto di fare quasi poco altro se non insomma studiare, iniziare a studiare per il dottorato, e mi è venuto in mente di raccontare i libri attraverso la loro voce, diciamo. Quindi vi racconto i vostri libri, cosa sono? Sono i libri della Biblioteca Comunale di Como, i fondi di biblioteca, ma anche i fondi d'archivio, che io ho cercato di raccontare però in maniera molto amichevole. Nello stesso tempo, esatta. Infatti, quando è stato pubblicato, ho avuto l'onore della prefazione del mio tutor, il professor Giovan Battista Fidanza dell'Università Tor Vergata, che è un professore alla cattedra di storia dell'arte moderna, e lui ha proprio scritto che ho raccontato la biografia dei libri, perché appunto ho raccontato queste storie. Una ve l'ho già accennata, per esempio, questo esemplare del Tempio Vaticano e la sua origine di Carlo Fontana. Io cerco di raccontare in maniera amichevole quello che è veramente successo, che quando ero in biblioteca nel 2005 feci naturalmente una ricognizione nei depositi e vidi questo grande libro con una legatura molto rovinata, lo aprì e rimasi stupefatta da questa dedica. E quindi ho ricostruito la storia che racconto appunto nel mio libro, no? Carlo Fontana, tra l'altro l'avevo già ricostruita perché l'abbiamo fatto restaurare, il libro dentro era quasi perfetto, c'erano solo due grandi carte pieghevoli perché è illustrato magnificamente, i disegni sono dello stesso Fontana e tra l'altro sono al Prado, non sono in Italia i disegni, e invece le incisioni sono di Santi Bartoli, Alessandro Specchi, insomma di tutti i suoi incisori. Ricordiamo che Carlo Fontana è stato principe dell'Accademia di San Luca negli anni in cui poi ha pubblicato questo libro, quindi a fine 600, insomma, è stato il curatore della fabbrica di San Pietro, insomma, era un personaggio veramente molto, molto in vista. E quindi ho raccontato di come sono rimasta stupefatta da questa dedica, ho ricostruito un po' questa storia, già quando abbiamo presentato il risultato del restauro, dicendo che siamo riusciti a, ricostruendo la storia, a capire che Carlo Fontana venne a Como, regalò lui personalmente questo libro. C'è anche sul frontespizio la ricevuta del bibliotecario. Che scrive: donò questo libro il cavaliere architetto Carlo Fontana perché fosse custodito negli archivi, perché allora biblioteca e archivi erano tutto insieme, della nostra città. Quindi è una storia molto bella, no? Che fa appunto di questa edizione un esemplare. E abbiamo capito che Carlo Fontana era passato per Como per partecipare alla gara per la, come si dice, per la costruzione della cupola del Duomo, progetto che fu vinto dall'architetto Iubarra, che tra l'altro è stato allievo di Carlo Fontana. Per cui per ogni libro io racconto proprio la storia del libro, così anche per gli archivi. O per esempio negli archivi ho cercato di far emergere la storia delle donne, sia come soggetti produttori dell'archivio che come donatrici, scrittrici che sono rimaste sepolte tra le carte d'archivio, stiamo facendole emergere grazie appunto anche a un grosso progetto di riordino sistematico dei nostri archivi. Ho raccontato quello che vi ho detto prima di Alessandro Volta e del suo rapporto con la Biblioteca di Como, di come è stato importante. Tra l'altro lui si è fatto dare anche dei duplicati braidensi, perché aveva visto appunto, aveva rilevato le mancanze di questa biblioteca. E quindi ho raccontato storie di questo tipo, in maniera anche molto esperienziale. Quindi sono andato, ho aperto questo deposito, ho trovato questa cosa. E poi ho fatto degli excursus collegati anche alle mostre che abbiamo fatto, per esempio una mostra molto bella che abbiamo fatto nel 2015. Io parlo al plurale, non come pluralia maiestatis, ma perché ho sempre coinvolto i colleghi, no? Ovviamente. Adesso ultimamente Sara con Francesco hanno
curato una mostra, faccio questo esempio, ad agosto su Italo Calvino e l'hanno fatta proprio loro, sono usciti come curatori. Poi ovviamente noi abbiamo dato uno sguardo alle colleghe, però hanno scritto dei pezzi bellissimi, anzi vi dico che se andate nella pagina Facebook della nostra biblioteca abbiamo fatto anche i filmatini e ci sono loro che illustrano, tra l'altro Sara in particolare si è occupata di Calvino traduttore. Quindi dicevo, ho descritto anche un po' le mostre che abbiamo fatto, questa mostra del 2015 intitolata Scrivere per la parità, in cui abbiamo fatto una ricognizione su tutti i nostri cataloghi dei libri a stampa e anche in parte nei fondi manoscritti per trovare tutte le autrici donne. E vabbè, abbiamo trovato Vittoria Colonna, ne abbiamo trovate altre, ma rarissime, e quindi abbiamo messo in luce come più si va indietro cronologicamente nei cataloghi, meno si trovano autrici. Qualche anno dopo, visto che questa esposizione aveva avuto successo, ne abbiamo fatta un'altra, che anche lì ho descritto in maniera molto veloce, quindi ho parlato dei libri, ma anche di come abbiamo valorizzato, di come si valorizzano, no, queste collezioni. Un'altra dedicata in occasione dell'anniversario dei 150 anni di Marie Curie. E l'abbiamo fatta con l'Università dell'Insubria, abbiamo fatto anche un convegno intitolato Alle sole cui fu dato di vedere Minerva, che è la frase che era incisa sulla medaglia che il Senato Accademico di Bologna ha dedicato a Laura Bassi Veratti, che è stata una delle prime donne nel Settecento laureata in scienze naturali all'Università di Bologna. Questa signora, poverina, era stato impedito di insegnare, però veniva chiamata a tenere delle lezioni magistrali ogni volta che arrivavano a Bologna dei visitatori illustri, no? Quindi abbiamo cercato di raccontare un po' la storia anche soprattutto delle donne scienziate, e questa l'abbiamo fatta per esempio con i ragazzi del liceo scientifico Volta di Como, che c'è, cioè, il liceo classico, il liceo scientifico, la stessa struttura, li abbiamo coinvolti con la loro professoressa di matematica, perché abbiamo sempre cercato di coinvolgere, ecco, il territorio. E soprattutto poi in questo libro io ho cercato, insomma, il mio intendimento principale, e da qui il titolo Vi racconto i vostri libri, perché ho cercato di dare un messaggio civico, diciamo, no? Quindi di far capire alle persone di Como che qui in questa biblioteca, come un po' tutte le biblioteche nel mondo, le biblioteche italiane soprattutto, che hanno questi fondi storici importanti, ci siano dei libri che sono importanti, che fanno parte della nostra storia collettiva, della storia di una città e di chi ha raccolto questi libri e ha pensato di trasmettere questi fondi importanti, perché probabilmente aveva un'idea di cultura che fosse per tutti, che dovesse essere condivisa, e quindi poi di fare in modo che si capisse che questi libri sono un vero patrimonio culturale alla stessa stregua di, insomma, dei dipinti e di tutto quello che è bene culturale. E quindi ho cercato di farlo in maniera puntuale, precisa, rigorosa, infatti le note sono rigorosissime, ma raccontando, come si dice, raccontandolo in maniera che anche una persona non addetta ai lavori e non esperta potesse capire, magari, perché no, venire in biblioteca a chiederci di visionare questi volumi importanti e appassionarsi. Un altro libro, adesso vi dico l'ultimo: noi abbiamo una delle poche copie al mondo di Articoli 100 ex Saginta di Giordano Bruno, che ha queste splendide illustrazioni stampate a Praga nella seconda metà del 500, non mi ricordo la data esatta, che ha queste splendide illustrazioni che sono dello stesso Bruno. Tra l'altro credo che Mino Gabriele abbia curato per Einaudi, vero, l'edizione, lo studio di questo volume, con queste illustrazioni che sono incredibili su fondo nero, che sono illustrazioni matematiche, cosmologiche, eccetera. E questo, noi, la Biblioteca di Como ha la fortuna di possedere questo esemplare bellissimo, che durante le celebrazioni dei 350 anni di Biblioteca di Como io non ho esposto, ho fatto riprodurre le immagini che abbiamo ingrandito e messo su quella vetrina che ho fatto vedere in fondo, perché è un libro talmente incredibile, talmente prezioso. Poi non so, un libro
che ha un fascino veramente particolare, a me commuove molto, mi emoziona questo, insomma, questo piccolo libro. Il professor Gabriele ha fatto un incontro per l'Aldus Club proprio dedicato a Giordano Bruno. Ne ha fatti due, uno sull'ipnerottomachia polifile e l'altro su Sì. Giordano Sì, è vero, non mi ricordavo neanche più. Bruno. Sì, ci ha illustrato questi meravigliosi disegni, molto È esoterici. così. Invece lei è risultata, cioè è risultata, mi hanno segnalato, ma non sono ancora riuscita a leggerlo, che è stato fatto un articolo su Aldus Club con un'intervista a lei sulla provincia di Como, il nostro quotidiano, o mi sbaglio? Qualche mese fa. Qualche mese può darsi, c'è un giornalista che scrive, Pietro Berra. No. no, allora no, non è solo Allora, una infatti volevo cittadina. chiederlo perché ho detto, ma Sì, mi era già tanto mi saluti. fa piacere, spero. No, c'è Mario Chiodetti che parla sempre, insomma, recensisce sempre i quaderni quando escono e questa, diciamo, è l'ultima cosa che mi viene in mente, se no ogni tanto vengo appunto contattata, ma vengo soprattutto contattata perché io ho un po' questo lavoro un po' trasversale, per cui lavorando per una casa d'aste, però mi piace tantissimo anche lo studio, fare divulgazione. Io avrei preferito fare una carriera accademica, ma insomma la vita mi ha portata altrove. E però mi rimane il desiderio comunque di approfondire, di studiare. Quindi ogni tanto mi arriva qualcuno e dice: ma tu come hai fatto? Da dove sei partita? Come sei arrivata lì? Ecco, questo. Farò avere la foto che mi è arrivata sul cellulare di questo articolo Bene, perché l'ho volentieri. vista piccolina così, poi ho detto vado a cercare il giornale, ma non ho avuto tempo perché noi qui, come diceva il professor Menato, mi ricordo in una delle sue appunto conferenze qui al Aldus Club, quando introducendo diceva, raccontando la sua storia, diceva una volta noi quando entravamo nelle biblioteche avevamo una formazione da parte dei direttori, potevamo dedicarci a fare bibliotecari. Adesso purtroppo tutto è cambiato. Anch'io dico ormai che sono quasi una persona che si dedica quasi per hobby, insomma, per piacere, per diletto a studiare libri antichi, perché non ho mai tempo, perché purtroppo adesso il lavoro in biblioteca con sempre meno bibliotecari, sempre meno concorsi per bibliotecari. So che Milano, per fortuna, mi risulta un po' in controtendenza rispetto a questo, ma le biblioteche, un capoluogo di provincia, purtroppo hanno, come si dice, succede questo, no? Che non assumono e non sostituiscono i pensionamenti e ci troviamo con sempre meno bibliotecari e quindi chi è nella mia posizione finisce per essere assorbito da molta burocrazia e da problematiche di gestione non indifferenti. Questo è un po' purtroppo un segno dei tempi che spero passi e sono felice di sapere che non è così ovunque, ecco, per fortuna, però No, noi teniamo noi duro. cerchiamo attivamente, è una cosa molto, molto importante, cioè promuovere l'amore per il patrimonio, per la cultura, per il libro, per il sapere, perché sennò ci appiattiamo tutti in modo, insomma, Vi per faccio fare vedere le difficoltà. un'ultima cosa, se Sara mi prendi il libretto con quanti vostri libri, quello piccolino qua. Con Cartusia noi abbiamo già lavorato tanti anni fa perché forse era il 2009, l'avevo messo nella mia biografia, ho inventato, questa l'ho proprio inventata io, questa cosa dei laboratori per i bambini, non so se vedete, adesso cerco di avvicinarlo alla telecamera, Libri antichi, misteri garantiti. Ecco, facevamo dei laboratori per i bambini, questo è il taccuino che distribuivamo gratuitamente ai bambini che venivano a fare i nostri laboratori in biblioteca, proprio sulla promozione del libro antico. Il taccuino conteneva un racconto, tra l'altro, di Roberto Piumini, delle schede, uno scritto mio, La biblioteca è un luogo magico, e poi delle schede di Adriana Paolini, che è una codicologa che probabilmente conoscete, e poi i laboratori, vedete, in forma proprio di taccuino con la parte che il bambino scriveva. Naturalmente, quando venivano in biblioteca, i laboratori li facevano su dei fogli a parte, no?
Però questo rimaneva, noi proponevamo quattro lavoratori, il capoletto era miniato, quindi facciamo, io scendevo proprio con un volume miniato, con i guanti, stavo pochi minuti, spiegavo qualcosa a loro, poi continuava, io riportavo nel cavo il manoscritto e continuava il laboratorio, ovviamente alla biblioteca della sala ragazzi. Passaporto illustrato che piaceva tantissimo ai bambini, perché scendevo con la riproduzione del passaporto di Giovanni Giorgio Ribondi dell'Ottocento, la descrizione, occhi scuri, baffi, e dicevo adesso lo disegniamo e tutti naturalmente disegnavano diverso. Allora lì si rifletteva sull'immagine, sulla appunto la descrizione, l'immagine, quando non c'era la fotografia, eccetera, ed era molto divertente. E questi sulla parte manoscritta. Poi la stampa che rivoluzione, sempre un testo dell'Adriana Paolini, pagina realizzata con caratteri mobili. Avevo delle stagiste, allora insegnavo all'università, che ritagliavano tutte le letterine di pagine fotografate o riprodotte di libri antichi, le dividevano tutte nelle buste e loro facevano i piccoli compositori con le pinzette di plastica e si divertivano da matti, no? E l'ultimo laboratorio, inventa un tuo font. E qui parlavamo, insomma, sempre naturalmente li contestualizzavamo nella storia del libro, facendo sempre un link da quello che è stata la stampa e il passaggio adesso su altri supporti che noi abbiamo, che ci danno alcune possibilità, ma che devono essere utilizzati in un certo modo. Quindi è per quello che abbiamo pensato a Cartusia per poter fare questo progetto nuovo e che speriamo, insomma, vada bene. Certo, assolutamente in bocca al lupo. Ma se uno si volesse procurare questi libri, dove li può Allora, trovare? no, i libri non sono in vendita perché è un progetto del Comune di Como. Se dovesse andare bene, il Comune di Como, la proposta potrebbe essere che fa un altro tipo di contratto con la casa editrice per poterlo vendere nelle librerie. Noi ne abbiamo alcune copie, ne abbiamo fatte stampare alcune copie in più rispetto al fabbisogno del territorio, proprio per distribuirlo. Quindi se qualcuno dovesse fare richiesta a un'istituzione, una fondazione, un club, se fa richiesta di questa cosa, noi possiamo spedire questa copia. Di solito magari in genere quando pubblichiamo noi edizioni non in vendita, a volte anche gli atti dei convegni che non sono in vendita oppure poche copie, pubblichiamo poche copie, li usiamo anche magari per uno scambio bibliografico. Ecco, facciamo questa cosa. Quindi o doniamo o chiediamo magari un libro in cambio, un'opera in cambio. Ok, bene, bene. E se qualcuno dell'Aldus Club volesse avere una copia, come funziona così anche in questo caso? Cioè, si Sì, dona. allora il libretto sicuramente sì, il libro con la storia e le schede, il kit no, perché è legato a un certo numero. Certo, no, mi riferivo in particolare a questo che ha illustrato l'ultimo, Libri Antichi, Misteri Garantiti, che mi sembrava davvero molto carino, Ah, molto. questo sì, questo ne abbiamo tante copie, possiamo, se qualcuno vuole può scrivermi, può, il mio indirizzo può essere diffuso tra i membri di Aldus Club e possiamo spedirlo, oppure se volete venire a Como a trovarci. E io volevo lanciare anche questa cosa che noi facciamo già per i club di servizio, per gruppi anche di insegnanti, facciamo questi percorsi facciamo vedere alcuni nostri libri, prepariamo una scatola con 20 libri, c'è un locale protetto, io e una mia collega illustriamo un percorso attraverso delle edizioni nostre interessanti e importanti. E lo facciamo anche come momento di formazione o anche di condivisione, insomma, nello stile vi racconto i vostri libri, è un po' questa la cosa. Bello, Quindi bello, si può anche combinare un incontro. è un progetto che sarebbe bello cioè far arrivare a tutte in qualche modo le biblioteche che abbiano un patrimonio del genere, posto che ci sia ovviamente un bibliotecario o una bibliotecaria appassionata come lo è lei. A me adesso è venuta in mente una cara amica bibliofila che è anche un insegnante e che sicuramente magari potrebbe farne buon uso, ecco, con i suoi bambini o No, ragazzini. ecco, se avanziamo copia a qualche scuola di Milano o insomma della Lombardia, possiamo. Io pensavo di mandarne comunque una copia a tutte le biblioteche capoluogo di provincia della Lombardia. Per adesso siamo diffusi su questo territorio. Poi vediamo se abbiamo delle altre risorse economiche o se troviamo degli altri sponsor, oltre a quelli che abbiamo già trovato.
stampiamo delle altre copie e le diamo in distribuzione, oppure se il Comune di Como fa un altro tipo di contratto con Cartusia, sicuramente potrebbe essere anche venduto tranquillamente nelle librerie. Vediamo cosa ci riserva il futuro dopo il lancio del libro. Tra l'altro, questo è proprio un progetto perché comprende 2 giornate di formazione, una per i bibliotecari e una per gli insegnanti, per insegnare cioè mostrare come funziona il gioco. Bene, bene, benissimo. Davvero tantissimi, vivissimi complimenti per il suo impegno e la sua passione, che insomma è molto bella, traspare da tutto. Bene, allora io se vediamo un po' se nel frattempo Ah Vittorio sì, dice. mando in Ticino, ho letto, senz'altro. Quindi se magari lei dia pure la Chiara i miei indirizzi, le persone che mi vogliono scrivere, sarà Certo. pubblicato gennaio, fine gennaio, inizio febbraio del 2024, per cui sicuramente, anzi grazie per l'interessamento. Adesso qua ci buttano fuori, vedo, sento il custode che si Sì, aggira nei corridoi. stiamo facendo tardi, quindi direi che se non ci sono, sono le 7:15, se non ci sono domande urgentissime e impellenti, ringrazierei la dottoressa Milani. Un caro saluto e grazie, è stato Grazie, bellissimo. professore. Grazie. Grazie, molto Grazie, grazie interessante, grazie. a tutti, come sempre, e buona serata a tutti e alla prossima. Grazie, Grazie, ciao, arrivederci arrivederci. a tutti. E basta.